ecco, adesso ti vedo con un click. Sei arrivato allora a Venezia. Intanto grazie e benvenuto come sempre. Allora, grazie a voi. Raccontaci un po' in anteprima cosa sta avvenendo, cosa sta, soprattutto come ci si sta organizzando per questo appuntamento annuale. Ormai appuntamento annuale, ovviamente siamo alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e oggi proprio inizia ufficialmente la Mostra del Cinema. C'è già stato qualche arrivo ieri, soprattutto con la madrina, la Morales, che è arrivata appunto ieri. Oggi però c'è la cerimonia di apertura che farà questa sera alle 19 e comunque è il primo giorno ufficiale di inizio della 79esima edizione appunto della Mostra del Cinema. Allora, particolarità di quest'anno, se vogliamo chiamarla particolarità, è che rispetto all'anno scorso ovviamente non ci sono le mascherine, o meglio non è obbligatorio l'uso della mascherina, è comunque consigliato ovviamente soprattutto nei luoghi chiusi e nei luoghi affollati, però almeno quest'anno le star riusciamo a vederle in pieno volto, perché l'anno scorso ovviamente la maggior parte di loro erano nascoste dalle mascherine, e questa, se vogliamo, è la prima novità di quest'anno. Bene, poi novità. Alessandro, io so che proprio perché tu sei e rimarrai a Venezia, insomma, faremo una serie di collegamenti quotidiani, magari quando deciderai di prendere la linea lo fai senza problemi, quindi so che stai preparando servizi, cose importanti, interessanti per i nostri telespettatori di Caffè TV 24, ma anche e soprattutto per il tuo pubblico, quindi sei diventato uno di noi, a me fa molto piacere proprio perché insomma sei entrato a far parte proprio del meccanismo televisivo, quindi Caffè TV 24, quindi aspetteranno con gran piacere i tuoi servizi, le tue interviste e anche e soprattutto le tue curiosità che non mancheranno. Io credo e spero di essere presente tutti i giorni, vedrò di mandarvi anche qualche immagine. Oggi ovviamente è il primo giorno, ci siamo un po' organizzati, abbiamo dovuto ritirare i pass, quindi ci sono un po' delle perdite di tempo burocratiche che il primo giorno ci tolgono un po' quello che è la diretta e la presentazione di tutte le novità. Io, come vedete, sono davanti al Palazzo del Casinò, che è il luogo da dove ha origine tutto. All'interno ci sono le conferenze stampa, in questo momento forse è già finita, anche c'è la conferenza stampa della giuria. Vi ricordo che Julianne Moore quest'anno è presidente della giuria, e poi alle 19 invece c'è il red carpet con la premiazione, anche con la consegna del Leone d'Oro alla carriera a Catherine Deneuve. E così si apre ufficialmente la 79esima edizione della Mostra del Cinema. Io mi scuso per gli occhiali, però come vedete c'è un sole accecante, quindi io cercherò poi magari nei prossimi giorni di trovare una posizione che sia anche più agevole per quanto riguarda appunto l'inquadratura, l'illuminazione, e cercherò di tenervi compagnia, di portarvi tutte le novità direttamente qui dal Lido della Mostra del Cinema di Venezia. Buon lavoro e noi ci aggiorneremo quotidianamente o quando dirai tu. Noi aspettiamo i tuoi servizi, le tue interviste, insomma buon lavoro, perché so che ci sarà tanto da lavorare, quindi grazie questo bel servizio live che ci fai proprio dalla Mostra del Cinema. Grazie dell'ospitalità, e se magari qualcuno vuole vedere qualcosa anche durante le giornate, io ricordo i social, magari anche sui vostri social ci potrete rimbalzare i post che farò dalla mia pagina Instagram, ricordo Alessandro Bevilacqua Official, lì cominceremo magari a vedere qualche anteprima di quello che poi vi racconterà nei prossimi giorni. Passo passo tutte le novità da qui fino alla chiusura, che vi ricordo è il giorno 10 di settembre. Perfetto, grazie, buon lavoro Alessandro e buona continuazione, e ci vediamo come sempre domani. Prestissimo. Ciao, a domani, grazie ancora. Ciao.